Ok, basta, basta, abbiamo scherzato fino adesso, basta, 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 ciao, benvenuti. Questa sera avete già capito che non è una sera normale, dov'è? Non trovo più la luce, bene, ok. Allora, eccoci qua. Una serata diversa dal solito, già inizia diversa, avete visto? Siamo abbastanza agitati questa sera, abbastanza agitati. E vabbè, dice no, non è impazzito. Questa sera vi presento la prima. E allora ci voleva un'introduzione un po' diversa dal solito, una cosa che non avessimo mai fatto prima. Dice Stefano, non t'avevo mai visto impazzire a sto modo. No, beh, giusto, perché questa serata è veramente particolare. Questa sera parliamo del nostro dermografo. Ci abbiamo messo tanto, ne abbiamo parlato tanto, insomma, alla fine ci siamo arrivati e questa sera ve lo presento, ok? Ecco, voi vedete? Ecco, sì, vedete, ma nessuna che commenta la mia performance, è molto strano, come mai? Allora ve lo rifaccio, attenzione, ve lo rifaccio. Ecco, ve lo rifaccio. Se vi è piaciuto. Allora, questa sera parliamo della prima. Sono veramente contento, sono veramente contento. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Allora. Vi dico due cose volanti, poi parliamo della prima subito, subito. Allora, due cose volanti. Intanto, ecco, vi mando questa perché quindi vedete, attenzione, c'è solo più un posto a Pescara a luglio, 12, 13, 14 luglio a Pescara, ok? E adesso faccio girare un attimo questi, poi prossimamente adesso questa settimana qui sarò a Milano per un corso avanzato, poi sarò ad Armaditaggia per un altro corso avanzato, poi sarò a Pescara per il corso iniziale, poi sarò a Roma per il corso avanzato e poi attenzione perché ci sono delle nuove date che abbiamo aggiunto, che è quella che sta passando adesso. Sarò di nuovo a Milano per un corso iniziale ad agosto, a Milano ad agosto. Dai, le dico tutte insieme così poi non le dico più. Saremo poi a Palermo, ecco qua lo vedete qua davanti, a Palermo, sempre a fine agosto, quindi sempre nella parte finale del mese di agosto. Ma mi vedete forse un po' scuro? No, mi vedete bene, eh? E poi sarò a Roma, forse mi vedete un po' scuro? No, non dovreste vedermi un po' scuro, ditemi un po' bene. E poi sarò a Roma. Quando sarò a Roma? Sarò a Roma a settembre, ecco a settembre. Ok, allora ditemi un pochino se vedete scuro. No, no, vedete giusto. Ok, allora questa introduzione che ho fatto è stata un'introduzione un po' forte, un po' diversa dal solito, eh? Eccovi. Allora, ciao a tutti. Allora, vi saluto. Anna Rita Mellone, ciao, eccovi qua. Alessia Carbone, ciao Alessia, vienimi a trovare a Roma, eh? Anna Rita, anche tu, se potete, vediamoci, ci facciamo un aperitivo tutti insieme. Robby, ciao, Marzia, ciao. Ela, Lere, ciao, Iole, carissima, Lucia Gentile, Yamurer, ciao, Lere, Ramona, brava, ma Ramona stai diventando un po' troppo brava, eh? Andatevi a vedere i lavori che sta facendo Ramona, sta diventando un po' troppo brava. Fabio Prezioso, ciao, Andreina, carissima Andreina. Eccovi qua. Bene, benissimo. Ok, poi andiamo su Facebook. Domenica, ciao Domenica, abbiamo fatto un corso meraviglioso a Milano, c'era anche Domenica. Ci siamo veramente tanto divertiti, è stato veramente un corso bellissimo. Denise, Cati, ciao Veronica, ci siamo appena sentiti. Perché voi sapete che noi in realtà non siamo mica lontani, perché noi ci sentiamo, ci messaggiamo, eh. Sonia, Fabi, Cati, hai visto che veniamo a Palermo? Cati, veniamo a Palermo, vengo a Palermo, Cati, quindi ci sei, eh? Ok, no, ti prego perché poi avranno da dire se ti fai una ballata in diretta. Ammazza che performance! Ah, finalmente qualcuno l'ha notato, eh? Ti vediamo viola, certo che mi vedete viola, ti vediamo benissimo, benissimo. Ah, vero che vi è piaciuta. Allora, siccome, vabbè, questa è fantastica, questa è la nostra mascherina. Siccome mi è piaciuto troppo fare la ballata in diretta e vi voglio parlare della prima, però intanto che si sta facendo il pubblico, permettetemi di farmi ancora una piccola ballata in diretta. Dai, fatemi, guardate, la mascherina Lux, che guardate che bella che è. Ma è una roba, è fantastica, è troppo bella. C'è la stessa stampa qua della cosa, è troppo bella. Sono disponibili per chi le vuole, costano un'inezia. Ne ho fatte fare un po', sono volate via. Sono volate via. Allora, mettiamo di nuovo.
Un po' di tamarrata qua dietro, mettiamo un po' così. Dai, su che. Dice Stefano, ma che ti sei bevuto? Niente, sono semplicemente contento, non mi sono bevuto niente, sono semplicemente contento. Essere felice è bellissimo. Vedo che sono semplicemente contento, sono semplicemente contento. Intanto voi siete arrivati, non l'ho mai fatta una roba così, non l'ho mai fatta una roba così, ma era una vita che sognavo di farlo, perché voi mi vedete sempre serio, sempre, come dire, tutto d'un pezzo, no? Addirittura pensate che al corso di Milano che abbiamo fatto, sì, no, non si sente, non si sente. Ah, ok, non si sente la musica, non si sente la musica, allora ve la faccio sentire, ferma, guardate la musica. No, no, questa non è. Poi ve la faccio sentire quando qua arriva con la musica giusta. Aspetta, arriva, arriva. Dov'è, dov'è? Eccola. Basta, 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 altrimenti qua pensano davvero che mi sia impazzito. No, ma in realtà, ecco, ok, perché non si sentiva la musica. Ora avete sentito cosa stavo ballando, veramente un pazzo, ma va bene così, dai. Essere felici è, come dire, la cosa più bella del mondo. Bisogna essere felici, siamo insieme, come al solito, siamo di nuovo qui. E quindi, il balletto sulle mani. No, ma poi quando ci vediamo ai corsi, voi sapete che io faccio un certo, come dire, ecco, dicevo, qualcuno mi ha visto al corso e mi dice: ma Stefano, sei sempre in giacca e cravatta, sei sempre così, come dire, tutto d'un pezzo, tutto serio. Dice, le prime volte che ti vedevo mi sembravi anche antipatico. Poi, conoscendoti di persona, ho capito che sei un cazzaro. No, cioè, che sei uno simpatico, no? E allora mi ha fatto piacere. Bene, allora, basta, basta, adesso basta davvero. Possiamo iniziare. Davvero, volevo trasmettervi questa sensazione di felicità, di gioia questa sera, nel presentarvi, la prima che voi come sapete benissimo è il dermografo, che ho pensato e studiato per voi. Adesso però vi ricordo e vi racconto un pochino che cosa, com'è andata la storia della prima, cosa è successo, com'è che siamo arrivati a questa cosa, no? Cos'è che siamo arrivati a questa cosa? Allora, dovete sapere che, e voi lo sapete perché mi seguite da tempo, che Karen, carissima Karen, mi dice truzzissimo, non me lo sarei mai aspettato. Dice Karen, io ti adoro. Ma ragazzi, ma io lo dico sempre che io sono tutto tatuato, cioè sono io, sono un truzzo come voi, cioè, ma solo quando è giusto esserlo, cioè, come dire, esatto, cioè, c'è l'una e l'altra cosa, c'è l'una e l'altra cosa. Allora, dicevo, voi sapete. Assunta dice che bell'inizio, ma sì, dai, ci dobbiamo divertire. Dicevo, voi sapete che io apprezzo, ho apprezzato moltissimo i prodotti di un'azienda, che tra l'altro è italiana, un'azienda italiana, che è la Dormouse Electric, o Electric Dormouse, cioè la Dormouse. La Dormouse produce dei dermografi che a me sono subito piaciuti tantissimo. E dovete sapere che, beh, io ho fatto molte recensioni di molti dermografi, ne posseggo moltissimi di diverse marche, di diverse tipi. Quando mi sono capitati in mano i dermografi Dormouse, io ho, come dire, apprezzato molto la qualità di questi oggetti. In particolare delle rotative, in particolare avete visto che ho fatto una bella recensione della Pen, la Saturno, la Super Saturno, tutte macchine che vanno molto bene e che mi sono sempre e piaciute subito. Difatti, senza avere alcun tipo di connessione,
senza avere nessun tipo di, come dire, accordo con questi, con questa azienda. Io ho parlato spesso di queste macchine, le ho fatte vedere spesso, ne ho parlate spesso. E questa cosa però devo dire che mi fa molto piacere che non è passata inosservata. Non è passata inosservata perché sono stato contattato dal proprietario titolare della Dormouse, che è Fausto Costi, che, come dire, mi fa piacere ringraziare pubblicamente perché trovo sia un imprenditore molto in gamba, persona intelligente. E mi ha ringraziato per le varie pubblicità che ho fatto in maniera del tutto così scanzonata ai suoi prodotti. E così una chiacchiera tira l'altra, una telefonata tira l'altra. E quando è stato il momento di così che io volevo proporre al pubblico un qualche cosa di mio, nel senso che portasse la mia firma, bene, è ovvio che è la prima persona che ho contattato. E lui è stato molto contento di iniziare questo percorso con me. Devo dire che, come io vi ho tenuto aggiornato perché il lavoro di costruzione e produzione di un dermografo è molto lungo, è molto complesso, richiede tantissime prove, tantissimi test. Insomma, per fare un lavoro fatto bene ci vuole, cioè, tutto un design. Cioè, adesso vi racconto tutto. Beh, insomma, alla fine siamo riusciti, non senza moltissimo lavoro, a mettere su un dermografo che avesse quelle che sono, secondo me, le caratteristiche più giuste per fare bene il lavoro del trucco permanente e, ci aggiungo, anche il lavoro, ad esempio, di tutta una serie di piccoli tatuaggi, perché è una macchina che fa bene il trucco permanente, per sua natura riesce a fare molto bene, ad esempio, tutte le linee sottili, quindi tutti i tatuaggi di lettering, tutti i piccoli tatuaggi, tutti i tatuaggi anche grandi, ma che richiedono tanti piccoli particolari. E anche tatuaggi che richiedono delle sfumature abbastanza morbide, ecco, questi dermografi sono, diciamo, compatibili con lo stesso dermografo, cioè puoi fare tutti questi lavori che ho appena detto. È chiaro che questa macchina, per avere alcune caratteristiche, per avere queste caratteristiche, cioè deve essere fatta in un certo modo. Ora, siccome io so che voi state fremendo, siccome so che state fremendo, io credo che ci sia Celeste anche tra di noi. Celeste, se ci sei, batti un colpo, fatti sentire perché non ti ho visto ancora. Ok? Celeste, 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 intanto che saluto Celeste, preziosa, grandissimo aiuto da parte sua. Ecco, dicevo, vi direi che a questo punto è il momento di farvela vedere. Prima ve la faccio vedere, così almeno la vedete, ci fate confidenza, ci prendete amicizia. Vi dico già che da questa sera, dalle ore 10 di questa sera, sarà possibile prenotarla. Da lunedì prossimo la macchina sarà, quindi il dermografo, la prima, sarà disponibile. Quindi da lunedì prossimo partiranno le spedizioni vere e proprie. Perché abbiamo iniziato oggi con le prevendite? Per il semplice fatto che ne abbiamo fatte, cioè ne abbiamo prodotte una certa quantità, che però è una quantità non enorme, è una buona quantità, sperando di far contenti tutti, non enorme, però per evitare, insomma, che qualcuno abbiamo detto, boh, diamo possibilità di fare una prevendita, perché così chi guarda la diretta ha un anticipo nei confronti di chi non guarda la diretta e quindi è in grado di vedere e poter eventualmente prenotare la sua prima. Ecco. Allora, direi che prima di andare alle caratteristiche tecniche, sono veramente orgoglioso di presentarvela, farvela vedere e, come dire, è il momento proprio ed è il caso che ve la mostri, ecco, in tutta la sua bellezza e abbiate pazienza in tutto quello che secondo me è proprio una grandissima soddisfazione. Allora, se siete pronte, finalmente è con grande gioia che vi presento il dermografo prima della casa Dormouse by Stefano Strano. Ed ecco a voi prima. Eccola qui. Allora, eccola qui, questa è la prima, ora poi ve la faccio vedere di nuovo, ve la faccio vedere di nuovo. Eccola, tanto spero di averla lasciata abbastanza
perché fosse ben visibile a tutti. Allora, la prima. Faccela vedere. Allora, sì, ve la faccio rivedere, però la metto in un modo che potete vederla meglio. Allora, vediamo un po'. Anche perché ve la devo un pochino descrivere. Eccola qua, allora vediamo, così riesco a farvela, eccola qua, così riesco a farvela vedere bene, intanto che ve la descrivo un pochettino. Allora, intanto io voglio solo dire due o tre cose, cioè, prima di tutto io trovo che sia proprio bella, cioè, è uscita proprio bella, proprio bella, cioè, non so come dire, a me piace tantissimo proprio dal punto di vista estetico, questi ghirigorini che abbiamo fatto, l'impugnatura che è molto ergonomica, il colore. Ora adesso vi spiego le caratteristiche tecniche, però prima di tutto io, cioè come dire, quando sono usciti i primi prototipi, io ho detto ma abbiamo fatto una figata, è bellissima. Quindi io sono veramente molto molto contento del risultato. Inoltre, i più attenti di voi, ma anche i meno attenti di voi, avranno notato che questa macchina è firmata da me in persona, quindi ogni macchina avrà la mia firma incisa, quindi una firma che durerà durante tutte le centinaia di migliaia di milioni di sopracciglia che farete, ecco, e labbra, e eyeliner, e tatuaggi, ecco, quindi avrete, io sarò sempre un po' con voi, sarò sempre un pochino con voi, anche perché io sono sempre con voi, sono sempre a disposizione per darvi un aiuto, per darvi una mano, per darvi una spinta quando vi serve, e qualcuno di voi in questi giorni potrebbe anche testimoniarlo, ma va bene così. Ecco, sempre lì, ecco, era bello che ci fosse un po' di me vicino a voi sempre. E così questa macchina è firmata tra l'altro con un'incisione, molto bella. È bellissima, Laura, Loxux dice bellissima, Laura ti ringrazio perché anche Laura mi ha aiutato, diciamo così, essendo lei molto brava nel disegno e nell'arte, a scegliere alcuni aspetti grafici della macchina. Quindi davvero sono proprio molto 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 contento del risultato estetico. Esatto, Ramona dice proprio elegante, mi piace da morire. Sì, anche a me, devo dire anche a me proprio. È una macchina elegante e contemporaneamente è giovanile, insomma, è proprio una bella macchina. Il colore io trovo sia bellissimo perché, come dire, è un colore che si addice a tutti. Io anche da maschio non trovo che sia eccessivamente femminile, però sicuramente è una macchina che strizza molto l'occhio, a chi ama la bellezza, no? Ecco, anche questa incisione del marchio Dormaus, così carina, così fine sopra, insomma, davvero dal punto di vista estetico non c'è niente. Allora, vi faccio vedere. Sì, allora, è un viola metallico, quasi, non è proprio un viola metallico. Vi faccio vedere qualche altra foto, ecco. Allora, qui con l'ago innestato, qui la vedete con l'ago innestato, eccola qua, ve la ingrandisco, così tanto potete capire che cosa vuol dire con l'ago innestato, eccola qua. Come vedete, sull'impugnatura ci sono delle scanalature che servono ad avere un maggiore grip. Vi assicuro che il grip è ottimo, assolutamente ottimo. Provate, guardate, io su queste cose sono noioso, il caro Fausto Costi lo sa, sono noioso, però ha funzionato molto bene. Guardatevi questa, ecco un'altra foto senza l'ago. Vi ricordo questa firma che è così carina, così obiettivamente è uscita proprio bella, e che come vedete richiama anche sotto la firma, c'è una linea curva, no? Che quindi richiama un po' anche il nostro modo di lavorare, ecco. Ci abbiamo lavorato tanto. È incisa, quindi durerà molto. Sono davvero contento e soddisfatto. Vi faccio vedere, me ne faccio vedere ancora una foto. Ecco, questa qui l'avete vista. Ecco, vediamo un po'. Ecco, così orizzontale. Vediamo un po' orizzontale. Ve la faccio vedere anche così orizzontale. Eccola qua. Insomma, dai, il risultato davvero esteticamente è pregevole. Pregevolissimo. Allora, di questo sono contento, però, come dire, ora poi vi faccio vedere. Ecco, magari sapete cosa vi faccio vedere anche? Vi faccio vedere un breve video, ma brevissimo, dura 30 secondi,
dove si vede la prima, diciamo così, impugnata. Non è la mia mano, è la mano, diciamo, lì, non è, ecco, non è la mia mano, poi vi dirò di chi è, comunque non è la mia mano, però intanto vedete l'impugnatura. Vedete come rimane? Chiaramente il video è stato fatto dimostrativo per far vedere com'è. Ecco, questa impugnatura è sicuramente migliore, però ci fa vedere la firma. Ecco qua. Ringrazio perché mi hanno voluto mandare questo video, giustamente perché ho detto mandatemi un video, perché dovete sapere che io nonostante tutto ancora non ho in mano una prima, perché stiamo facendo le cose veramente, come dire, al volo, letteralmente al volo, e quindi non ho in mano una da farvene vedere, nel senso in mano qua. Vi faccio vedere le foto perché anche io devo aspettare lunedì prossimo per averla, ok? Ok, brava, brava Celeste. Sì, ho visto tutto. Allora, intanto cominciamo a parlare un po' delle caratteristiche tecniche. Perché vi voglio dire molto, molto chiaramente che la macchina, e quindi la prima, è venuta bellissima dal punto di vista estetico. Però, chiaramente, l'estetica. Pertanto che ci interessi, perché ovviamente essendo uno strumento che noi dobbiamo, col quale dobbiamo convivere nella nostra vita lavorativa, e deve essere anche bello, deve anche piacermi, anche al tatto mi deve piacere, no? Però ho bisogno che funzioni bene soprattutto, ed è questa stata, diciamo, la parte più difficile, la parte più, come dire, più complessa, no? Più complessa. Ah, mi state scrivendo un sacco di cose carine su Facebook. Grazie, grazie. Grazie. Dicevo, la parte più complessa è stata trovare una quadra dal punto di vista tecnico-meccanico. Allora io adesso vi parlerò un pochino di quello che è la parte tecnica e meccanica, della prima. Intanto però vi dico questo. Alla fine del video vi metterò il link dove voi potete accedere per andare a vedere la prima, questo link vi faccio vedere adesso, ed eventualmente fare il vostro preordine. Adesso vi faccio vedere dove la trovate, ve la faccio vedere così, intanto parliamo delle caratteristiche tecniche. Sarà su questo, eccolo qua, su questo sito che si chiama Makeup Supply. Quindi di questo sito di cui poi vi parlerò dopo. E come vedete, tra i dermografi e cartucce, dermografi PMU, Dormouse, prima by Stefano Strano. Eccola qua c'è la foto e via dicendo. La parte che ci interessa adesso è la parte relativa alle questioni tecniche. Quindi ciò che riguarda le questioni tecniche di cui adesso vi parlo. E in modo che ci rendiamo conto, ecco, un po' della ciccia, no? Del discorso. Quindi la prima, che cos'è, com'è, come funziona? Ecco, questo è importantissimo. Metto solo tutto nello schermo giusto, così lo vedo anche io. Ecco qua. Allora, intanto vedo che dal punto di vista, come si dice, estetico, vi è piaciuta, eh? Spettacolo, wow! Ok, benissimo, benissimo, benissimo. Complimenti, grande, bellissima. Bene, bene, grazie, grazie. Vedo che vi è piaciuta. Allora, mi chiedono se a Pescara la avremo a disposizione. Direi di sì, certo, a Pescara l'avremo, sì. Quindi a Pescara si potrà provare. A Pescara si potrà provare. Allora, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Eccola qua. Allora, prima caratteristica tecnica importante è che la macchina è in alluminio. Alluminio, ci permette di avere una macchina robusta e contemporaneamente abbastanza leggera. Qua, il trattamento è una roba più tecnica, anodizzazione violet, nel senso che è una colorazione viola fatta col metodo della anodizzazione. E fino a qua è tutto, diciamo, bello, ma abbastanza normale, nel senso che abbiamo visto, sono cose che fanno parte dell'estetica, anche se l'alluminio in realtà non fa parte dell'estetica. Il fatto che sia di alluminio la rende pregiata dal punto di vista del materiale. Lavorato CNC, quindi con le macchine a controllo numerico, la macchina è estremamente precisa, da questo punto di vista il massimo della tecnologia che si può chiedere. Anodizzazione. Motore, ecco, questa è la parte dove io veramente, come dire, ho messo un paletto, e nel senso che il motore doveva essere, e io volevo che fosse assolutamente
di grandissima qualità e Costi, Fausto Costi, mi ha seguito a ruota e anche lui è stato d'accordo nel non badare a spese, nel senso di mettere qualche cosa che facesse davvero la differenza. Lui conosce benissimo questo motore, io anche li ho conosciuti, li ho provati, sono i motori di cui forse vi ho già parlato altre volte, ma sono i motori Maxon. Eccolo qua, i motori Maxon, dovete sapere che sono, intanto sono motori svizzeri, quindi motori di fabbricazione svizzera, quindi come dire, direi che il fatto che siano svizzeri parla abbastanza da sé, ma sono motori di altissima qualità, veramente sono molto, passatemi il termine, sono molto morbidi, girano benissimo, è come se fossero più oliati rispetto agli altri motori. Non sono oliati, non c'è l'olio dentro, ma per farvi capire, no? Avete presente come quando qualcosa gira e che dici, caspita, gira, gira, e gli altri motori, vi assicuro che non sono uguali, quando si sale di qualità la differenza si sente, e siccome noi dobbiamo lavorare al meglio possibile e io volevo mettere il mio nome, la mia faccia e soprattutto la mia firma su qualche cosa che fosse della massima qualità possibile, bene, allora non abbiamo badato a, come dire, ma esageriamo, dai, mettiamoci i motori Maxon, vi assicuro che fa veramente tantissima la differenza. Inoltre, entrando ancora più nello specifico, abbiamo messo il motore Maxon e nello specifico 2,5 watt. Che cosa vuol dire un motore da 2,5 watt? È la potenza corretta per avere la velocità giusta con la forza della spinta dell'ago giusta. Non vi dico quante prove abbiamo dovuto fare per capire quale fosse la potenza corretta. Perché per chi ha seguito i miei video, anche il mio corso Dermografo e Colori, ma anche per chi ha fatto i miei corsi dal vivo, sapete che io spiego sempre il watt, i volt, cioè il voltaggio e il wattaggio sono strettamente correlati e vanno proprio a cambiare quella che è l'impatto dell'ago sulla pelle. Se il wattaggio è troppo alto, abbiamo un impatto molto forte, che può essere utile in alcuni tipi di tatuaggio, può essere utile in alcune situazioni, però non è certamente l'ideale nel trucco permanente. Invece un wattaggio più morbido, soprattutto fatto con un motore che gira così fluido, quindi 2,5 watt, vi assicuro che vi facilita tantissimo il lavoro. Perché? Perché anche con una velocità corretta dell'ago, la battuta non è mai troppo forte. E abbiamo il vantaggio che ci basterà alzare appena appena il voltaggio per avere una battuta un po' più incisiva e diminuire appena appena il voltaggio per avere una battuta più morbida. Quindi se usiamo aghi molto più sottili, anche aghi da 1, l'1RL per fare il pelo sottilissimo, ma aghi da 3, da 25, aghi da 3, oppure anche aghi da 5, che comunque sono aghi che sono considerati aghi piccoli sempre, anche se per noi sono aghi abbastanza grandi. Inoltre va benissimo, benissimo anche su quelli che sono tra i miei aghi preferiti in assoluti, che sono gli aghi Magnum, anche sugli RS certamente, perché sono comunque aghi morbidi da riempimento e da sfumatura, ma sugli aghi Magnum che io uso tanto volentieri, un wattaggio di questo genere permette proprio di avere quella sfumatura che va a lacerare poco la pelle, quindi ottimo nel trucco permanente e ottimissimo in tutti quelli che sono i tatuaggi, i tatuaggini e la sfumatura, che ad esempio è tipica del tatuaggio realistico, fotorealistico, quindi è una macchina che strizza l'occhio anche in quel mondo lì. Ecco, mi sono soffermato abbastanza sul motore, perché davvero il motore è qualcosa che fa la differenza. Come dire, ma non è che c'è bisogno di dirlo più di tanto, no? Cioè, il motore, come in un'automobile, un motore più potente permette alla macchina di fare più cose. Ecco, un motore più di qualità permette di fare più cose. Ecco, quindi il motore è certamente il cuore di questa macchina. E io, abbiate pazienza se mi soffermo così tanto, ma fa davvero la differenza. Leggo un attimino un po' i vostri commenti, perché se c'è qualche domanda rispondo volentieri. Mi state scrivendo delle cose molto carine. Ecco qua, buonasera, a Milano, no, non ce l'avremo ancora, Deborah, perché a Milano ci vediamo noi dopodomani, non ce l'avrò ancora, perché anche io devo aspettare lunedì
per poterla avere. No, non ce l'ho. Non, purtroppo anche il prototipo non mi è rimasto perché ho dovuto ovviamente riconsegnarlo perché il prototipo serviva per, diciamo, calibrare quelle nuove e quindi non ce l'ho, non ce l'ho nemmeno io, ahimè. Ok. Allora, bene, andiamo avanti con le caratteristiche tecniche. Se avete domande, è il momento di farle, potete farle. Io cercherò di rispondermi per quanto possibile. Allora, poi, allora, qua, ecco, il voltaggio ve lo vediamo dopo. La corsa del lago, un altro argomento importantissimo, cioè, quanta differenza c'è tra lago quando è tutto su e lago quando è tutto giù. Quella che si chiama anche escursione, no? Quello che viene detto anche lo stroke. Voi cercate lo stroke nelle macchine inglesi. Ecco, io per evitare che ci fossero incomprensioni, un po' come ho fatto nei pigmenti Lux, un po' come ho fatto in tutto. Ah, ecco, una cosa. Parentesi. Fermatevi, non scappate, perché per tutti questa sera c'è un regalo, eh. Fermatevi perché questa sera c'è un regalo per tutti. Guai scappare stasera, eh. Stasera dovete stare qui. Cercherò di essere breve perché poi c'è un regalo che sono certo che apprezzerete moltissimo. Fermi. Allora, poi dicevo, la corsa del lago, cioè quanto lago va su e giù. Io ho spiegato molte volte che nel trucco permanente noi facciamo di gran lunga di più linee rispetto a sfumature. Quindi è sempre necessaria. Come, almeno come macchina principale, una macchina che sia un po' più votata alle linee rispetto alle sfumature. E quindi ho sempre prediletto l'escursione del lago abbastanza lunga, quindi 3, 5, 3, 7, 4. Altre macchine hanno queste misure qui. Abbiamo scelto come corsa, a dirvi la verità, l'ho scelto io come corsa del lago, 3,5. 3,5 perché? Perché secondo me è il perfetto compromesso per fare bene, benissimo tutto ciò che è lavoro di linea. Tutto ciò che è lavoro di linea, anche un po' più facilmente rispetto alle macchine che hanno 4, ad esempio. Nel senso che è più difficile impuntarsi, è un pochino più fluida, poco, eh? Però è un pochino più fluida rispetto alle macchine che hanno 4, quindi 3,5 e inoltre è un pochino più fluida e questo aiuta non di poco quando andiamo a fare delle sfumature. Quindi 3,5, dopo essermi veramente spremuto le meningi e dopo aver provato qualsiasi macchina che esiste sul mercato, vi dico che secondo me è l'ideale soprattutto per chi deve fare questo tipo di lavori. Inoltre, ho pensato, se chi inizia deve acquistare una prima macchina, la prima, non ci sbagliamo, è una macchina con cui si può fare tutto, è una macchina molto versatile, ma anche chi vuole una seconda macchina un po' più morbida magari, si può fare tutto, molto versatile. Ecco, quindi molto molto bene, sono contentissimo, vi assicuro che gli aghi da 3, da 5, anche da 1 ovviamente, scivolano via molto molto bene. Quindi anche questa è stata una scelta assolutamente ragionata. Chi mi segue, chi mi conosce di persona, chi ha seguito i miei corsi, sa quanto io tenga a queste misure, perché fanno veramente tantissimo la differenza sulla battuta, sulla difficoltà di battuta. Ah, mi chiedete il prezzo ora ve lo dico un attimo, eh. Il prezzo sul sito non c'è il prezzo, perché gli ho vietato di metterlo sul sito il prezzo, ok? Ora poi ve lo metto. Mi chiedono quanto è di dimensione, ora ve lo dico, ok? Allora, il prezzo ora ve lo dico, il prezzo ora ve lo dico. Allora, esatto, benissimo, mi state facendo delle domande interessanti, giusto, giusto, giusto. Allora, monta aghi particolari, cioè la prima monterà degli aghi unici che costeranno un sacco di soldi e che potete usare solo se usate quegli aghi lì? No, no, nella filosofia di Stefano Strano c'è sempre stata questa cosa. Abbiamo creato una macchina che monta gli aghi standard. Quindi voi potete comprare aghi di diverse, di molte marche diverse. Ora poi se volete ne parliamo perché vi devo parlare anche di quel sito. Quindi ci sono molte possibilità. Aghi standard, potete spendere qualunque cifra perché decidete voi che aghi montare. Non c'è obbligo di utilizzare un ago specifico. Quindi anche lì
ho voluto pensare, e mi sembra la cosa più corretta, l'ho sempre fatto da quando faccio lezione, alle persone che iniziano, ma anche alle persone che lavorano e che giustamente non si vogliono far prendere per la gola a dover acquistare degli aghi specifici che costano un sacco di soldi. Mentre possiamo decidere noi che aghi utilizzare e magari, che ne so, una volta provare una marca, la volta dopo provare un'altra marca, stabilire qual è la marca che più preferiamo. Quindi gli aghi sono assolutamente standard, ok? Ale Giammi mi dice: il Magnum a cosa serve? Beh, il Magnum è un ago che serve per i riempimenti e per le sfumature. Quindi laddove devi fare un riempimento o una sfumatura, ad esempio sulle sopracciglia per alcuni tipi di sfumatura, sulle labbra o dei riempimenti, il Magnum va benissimo, esattamente come gli RS. Allora, poi vedo che questa cosa degli aghi vi è piaciuta, sì, è compatibile con tutti gli aghi, Laura, sì, è compatibile con tutti gli aghi. È una cosa che io, come dire, non avrei mai potuto fare io, un dermografo, metterci la firma io, se non fosse stato un dermografo per tutti, compatibile per tutti, assolutamente, perché è una filosofia che io ho sempre, come dire, avversato, non mi è mai piaciuta la filosofia di strozzare la gente e quindi io per primo non lo faccio, non ci penso neanche, ci mancherebbe altro, ok? Bene, mi hanno chiesto, sì, gli aghi a cartucce, certo, gli aghi sono a cartucce, mi hanno chiesto la dimensione, dice confermi sempre la tua semplicità e onestà, bene, certo, ma è una filosofia di vita per qualunque cosa. Allora, la dimensione, allora ve la faccio un attimo rivedere. L'impugnatura, quindi, questa parte qua sotto dove vedete questo piccolo incavo, questa che poi alla fine è una spirale, no? Che sale su, che serve ad avere maggiore grip nella mano e funziona molto bene. L'impugnatura ha un diametro di 25 mm, 2,5 cm, che è un diametro standard che si usano moltissime macchine sul mercato e che io devo dire trovo che sia corretto perché non è eccessivamente grande e non è soprattutto eccessivamente piccolo, perché il problema è che sia troppo piccolo, perché piccolo così è un problema, no? Cioè piccolo così che ti fa stare con le dita così è un problema, capito? Cioè la mano deve stare più rilassata possibile e quindi serve, anche per una mano piccina, serve un'impugnatura che sia almeno, diciamo così, io dico 2,5 cm, 25, secondo me è quella misura perfetta. Vi dirò che però io ad esempio ci do anche due giri intorno, ma lo faccio sempre con tutte le macchine, per farla ancora un po' più cicciotta, perché comunque l'impugnatura deve essere abbastanza grande da poterla prendere e nello stesso tempo non troppo piccola che poi mi spacco le dita quando lavoro. Quindi 25, ok, poi... ti piace Alessia? Ti piace? Te lo faccio rivedere Alessia, Forse sì, eccola qua, guarda, con l'ago montato, eccolo qua, con l'ago montato, eccolo qua, benissimo. Ok, allora, andiamo avanti con le caratteristiche tecniche, perché non sono finite. Allora, ecco qua, vi faccio vedere, ecco qua, altre caratteristiche tecniche, la fuoriuscita dell'ago regolabile, quindi io l'ho scritto chiaramente così si può capire chiaramente, fuoriuscita dell'ago è regolabile di 4 mm, questa è una misura che si trova in molte macchine ed è ottima, perfetta per lavorare, quindi né più né meno che di quello che si trova in molte altre macchine, che però è quella giusta. Voi sapete che io consiglio di lavorare sulle linee a 2,5-3 mm fuori e sulle sfumature a 1,5-2, giù di lì. Massimo 2,5, però meglio 2, ok? Quindi voi qua potete stabilire da 0 a 4 mm perfettamente. Come si regola una vite che è abbastanza robusta e che quindi non si rischia di girare da sola, come avviene, ahimè, in alcune macchine... Alcune macchine che hanno gli scatti, e lo scatto è bello, è interessante, intanto lo scatto non ti permette di fare delle micro regolazioni, ma lasciamo stare quello. Ma il problema è che il meccanismo degli scatti, dopo un po' si consuma, non so se qualcuno di voi ha delle macchine usate magari, no? O una macchina che già usa da molto, si consuma e a volte capita, toccando la macchina, che si giri da sé lo scatto, che vada da solo, perché si consuma. Ecco, con la vite questo problema non c'è.
È abbastanza robusta, c'è un O-ring dentro che fa, come si dice, frizione, no? E quindi si può fare delle microregolazioni senza alcun problema, semplicissimo. Torniamo alle caratteristiche tecniche. Allora, il connettore è il connettore RCA, ormai siamo abituati al connettore RCA. Anche questo connettore, vi ricordo che è standard, voi potete comprare qualunque tipo di cavo via gradi. Quindi state tranquilli, il connettore RCA è un connettore RCA standard, quindi voi potete acquistare, se ne avete già uno, potete utilizzare quello, non dovete comprare un cavo nuovo, non ci penso nemmeno, va bene così, ok? Poi abbiamo alcune indicazioni, eccole qua, che riguardano l'orientamento, trucco permanente, tatuaggio realistico, linee sottili, che secondo me è proprio quello che uno può fare benissimo con questa macchina. Trucco permanente, tatuaggio realistico, linee sottili. Aghi, ovviamente io ho indicato RL, RS, Magnum, ma come dire, perché sono quelli le misure. Chiaramente, se parliamo di linee sottili, è chiaro che su RL non si andrà sul 15 RL e su Magnum non si andrà sul 25 Magnum. Questo lo diamo per scontato, no? Abbiamo un motore che ci dà come voltaggio massimo 6 volt. 6 volt, a questo voi non siete abituati perché siete abituati a macchine che hanno un voltaggio più alto. Ora poi quando farò un video, vi farò proprio un video prossimamente, appena avrò io la macchina che mi torna, no? Vi farò un video con i vari voltaggi, a cosa corrispondono, nel senso, secondo me, quali sono i voltaggi ottimali per ogni tipo di ago, per ogni misura di ago. Ottimali non vuol dire quelli giusti, attenzione, perché voi sapete che a seconda del tipo di pelle, a seconda del tipo di lavoro, i voltaggi vanno cambiati. Però io vi do dei voltaggi standard, tanto per darvi un punto di riferimento. Quando, appena arriva, vi farò questo sugli aghi RL, sugli aghi Magnum, sugli aghi RS. Quindi avrete questo tipo di servizio, ve lo farò per voi. Ok. Però il voltaggio è questo. Andiamo a vedere se ci sono commenti. Ora vi parlo anche dell'alimentatore, di tutto, non vedo l'ora di averla. Bene, bene. Allora, Alessia, l'ho già detto il motore, l'ho già detto il motore. Il motore è un motore svizzero Maxon, quindi il top della qualità motori che ci sono. Ho già detto che sono motori fluidi, fluidissimi, fluidissimi. Quindi, se poi hai voglia di andare indietro col video, ne parlo prima, Allora, poi. Allora, ok, ecco qua, benissimo. Dice, avrei dovuto conoscerti prima. No, vabbè, ma va bene così, va bene così. Allora, poi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Altre caratteristiche. Qui abbiamo il voltaggio consigliato, ma questo qua diciamo che l'abbiamo dovuto mettere perché è la casa madre dei motori Maxon che ci ha dato questo range di voltaggio. Ma quando poi io vi farò il mio video, vi spiegherò i voltaggi che secondo me sono giusti. Come dire, la casa Maxon ci dice queste cose, però voi poi vi fiderete di Stefano Strano, certamente. Un pezzo importante, una parte importantissima è questa. La certificazione c'è. Cioè, questa roba qui è veramente importante. La certificazione c'è. Perché la certificazione c'è importante? Intanto per cominciare, perché non tutte le macchine l'hanno ed è obbligatoria. La certificazione c'è, è obbligatoria. Se viene un controllo mentre lavorate, voi la macchina che utilizzate deve avere lo stampo sopra la macchina, ci deve essere lo stampo con scritto CE, cioè Comunità Europea. È importantissima questa cosa e la prima ovviamente ha la certificazione CE, quindi siete anche tranquilli da parte dal punto di vista della legge, cioè è una macchina che si può utilizzare perfettamente a norma di legge. Ovviamente all'interno della scatola troverete tutto ciò che è necessario a norma di legge, compresa la garanzia, ovviamente. Quindi certificazione CE, importantissima certificazione CE. Poi il peso è di 138 grammi. Cosa vuol dire Stefano 138 grammi? Tanto per darvi un'idea, abbiamo fatto delle comparazioni proprio con la bilancia, pesa 2 grammi di meno della Cheyenne Thunder. Quindi, se voi avete mai preso in mano una Cheyenne Thunder, pesa 140 grammi. Quindi siamo lì, cioè il peso è quello, è quello, il peso è quello. Però una cosa importantissima, una cosa importantissima
E su questo veramente, anche lì, siccome ci è costato un certo po' di lavoro, la voglio sottolineare. Il peso è importante, certo, la macchina, come dire, è abbastanza leggera, pesa 138 grammi, quindi nessun problema. Se avete preso un dermografo degli ultimi in commercio, più o meno stanno tutti tra i 135, 140, 150, più o meno sono un po' tutti lì. Perché è un peso ottimale. Ma attenzione, 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 che cos'ha che io ho voluto in questa macchina e che io trovo veramente un pochino sopra alle altre, cioè un po' sopra, è l'equilibrio di questa macchina. Non ve ne ho mai parlato di questa cosa in generale per quanto riguarda i dermografi, perché? Perché è ovvio, perché i dermografi te li becchi come sono, e come sono sono, quindi è inutile parlarne. Però a seconda di come è spostato il baricentro di un dermografo si lavora in modo decisamente diverso. Ora io ho fatto impazzire Fausto Costi di Dormouse, perché io volevo che la penna avesse un certo tipo di equilibrio, perché permette di lavorare con precisione ma con minore fatica. Siamo riusciti a farlo, immagino che mi avrà un po' odiato tanto così, lo so che mi avrà un po' odiato tanto così, perché ho dovuto farlo lavorare di progettazione per mettere il motore in una certa posizione in modo che il baricentro fosse dove dicevo io. Ha funzionato benissimo, perché la macchina è molto maneggevole, cioè ha il vantaggio di essere molto maneggevole, perché i pesi, basta che tu li sposti un po' più in alto, un po' più in basso, cambia il discorso. Quindi la macchina è anche molto maneggevole. Volevo dire, perché vedete che sono contento perché ci ho lavorato un sacco a questa roba, cioè, e quindi sono contento, cioè, come dire, è una roba che ho fatto io, quindi sono veramente contento. Andiamo avanti con le caratteristiche. Qui in fondo, e così rispondo a una domanda che mi è stata fatta prima, alla quale non ho risposto apposta perché ci sarei arrivato, è questo. Nella confezione è compreso un clip cord RCA. È compreso un supporto alla penna. Sono compresi due O-ring di riserva, perché gli O-ring dopo 2 anni si consumano, e ce ne avete due di riserva. E sono comprese anche le istruzioni, che non sono altro quelle che vi ho fatto fino adesso. Ora, ditemi voi se questo non è un servizio completo. Motore eccezionale, peso giusto, voltaggio giusto, clip cord compreso, supporto penna compreso. Oh ragazzi, cioè, ve la faccio rivedere, perché è giusto. Ve la faccio rivedere, eccola qua. È giusto, se lo merita. Rivediamola. Ve la faccio rivedere. Ok? Allora, bene, intanto, prima di passare al prezzo, perché vi devo, quella, lo so che è la notizia che state aspettando di più, lo so, però, come dire, prima di passare a questo, ditemi un pochino, cosa ne pensate? Abbiamo lavorato bene? Cioè, ditemi un pochino, abbiamo lavorato bene? Cioè, mi chiedono che cos'è un O-ring. Allora, ve lo spiego subito che cos'è un O-ring. Allora, O-ring è un anello, infatti ring, fatto a O, a un anello, è fatto di una, diciamo plastica, in realtà non è plastica, ma di una, sono materiali che sono plasticosi, mettiamola così, ma sono morbidi al tatto, che vanno messi all'interno della macchina, che la mantengono salda e permettono di girare in maniera salda, Quindi quello è un O-ring. E siccome sono di questa plastica morbida, dopo, ve l'ho detto, magari 2 anni che usate la macchina, è possibile che si consumino, e ne hai due nuovi pronti, belli pronti, no? Altra cosa, sì, è un siliconico, sì, io non volevo dirlo perché magari tanti non sanno cos'è, è un siliconico, sì.
Oh, qualcuno dice che bella, secondo me è stupenda. Ecco bene, mi fa veramente piacere che vi piaccia. Ora vi parlo del prezzo, però prima di parlarvi del prezzo vi dico un'altra cosa che trovo sia davvero importante. E qua vi chiedo ancora un secondo di attenzione, poi vi dico quanto costa, e vi dico anche tutto il resto. Allora, per tutti quelli come me che fanno questo mestiere, quindi tutte voi, c'è un problema che si propone ogni tanto. Ogni tanto si propone un problema. Qual è questo problema? E poi io sono certo che molti di voi potranno senza dubbio, come dire, testimoniare che il problema è vero, e cioè questo, a volte capita che un dermografo per qualche ragione non funzioni più. Per qualche ragione cade in terra. Cade in terra, lo tiri su, non funziona più. C'è qualcosa che non va. Può capitare. Può capitare. Se avete un dermografo di alcune marche, che ovviamente non dico perché non è importante, tanto tutte voi sapete. Voi come minimo state un mese senza dermografo, come minimo, perché è il tempo che lo portate all'assistenza, che l'assistenza si renda conto di cosa c'è. Non funziona, allora viene spedito alla casa madre. La casa madre, magari arriva dopo una settimana, la casa madre fa i lavori che deve fare. Poi viene rispedito, poco poco state 3 settimane, un mese, poco poco, poco poco, senza dermografo. E come fate? Non, cosa fate? Non lavorate? Siete costretti a comprarvene un altro nel frattempo perché se no non lavorate. Ora, l'assistenza post vendita è una delle cose più importanti che ci sono per l'attrezzatura da lavoro. Più importanti in assoluto. Perché? Evidentemente perché se si rompe il dermografo, io ho bisogno che questo dermografo venga riparato velocemente. O al limite sostituito velocemente, nella malaugurata ipotesi che dovesse succedere, perché, come dire, può succedere, ma basta che, magari, che ne so, la sfortuna che ci vede benissimo becca proprio il mio, che dopo 6 mesi che lo uso mi casca in terra 2 o 3 volte e non funziona più. Come faccio? Bene, allora io vi voglio dare questa notizia e so che vi farà piacere. L'assistenza di Dormouse è rapidissima. Stiamo parlando di 3 giorni. Tempo che arriva l'oggetto, viene riparato o sostituito, viene rispedito. 3 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 4 giorni e potete ricominciare a lavorare. Cioè, come dire, questa cosa qui, soprattutto per chi lavora e per chi mi capisce, cioè, fa una differenza enorme. Cioè, se io ho l'assistenza su un oggetto, tutta la vita quell'oggetto lì. Tutta la vita quell'oggetto. Perché? Perché mi fa una differenza enorme. Enorme. Perché per qualunque cosa succeda, io so che in un attimo, sono a posto. La prima ha una garanzia di 2 anni, ovviamente, perché la garanzia di 2 anni è obbligatoria per legge, e quindi tutti gli oggetti nuovi hanno una garanzia di 2 anni, ma la differenza sta che questa garanzia viene, come dire, attesa in un modo che altre marche non possono. Perché la Dormouse è un'azienda italiana e quindi si fa presto, si fa presto, si può telefonare, potete parlare anche con me, cioè, si fa presto, qualunque cosa. Capite? Questo fa veramente tanta differenza, questo fa veramente tanta, tanta, tanta differenza. Ok, bene, eh sì, giustamente, giustamente, Lella dice, è necessario avere un muletto, cioè una macchina. Così, magari da poco, che ti sostituisca quando lavori. Ora, voi provate questa e poi vedrete quale muletto vi comprerete. Io lo so, è capace che ve ne comprate due, ma ve lo dico sul serio. Va bene, ok, bene. È arrivato il momento, come dire, un po' più pesantino, no? Un po' più pesantino. Allora, io vi devo dire che no, di fronte a certe caratteristiche, soprattutto il motore, ma poi la firma incisa, il colore anodizzato, insomma, tutte queste caratteristiche, è chiaro che il prezzo, come dire, è un prezzo che per forza di cose, ecco, vedi, Veronica dice: sono stata 2 mesi senza dermografo, capito? Meno male che, esatto, ma io lo so, ho detto un mese, ma a volte sono 2 mesi. Dicevo, quando
Si tratta di termografi fatti un po' bene, col motore un po' interessante, motore top, belli esteticamente, che hanno certe caratteristiche. È evidente che anche il prezzo non può essere un prezzo, cioè, è un prezzo che evidentemente è correlato, anche perché per forza di cose è un oggetto che voi userete per lavorare e noi, come dire, quando lavoriamo non possiamo lavorare con degli oggetti che non vanno bene, quindi piuttosto si spende un pochino di più per avere un oggetto migliore. Io sono certo che a fronte di queste caratteristiche, ma ripeto, in particolare il motore, la precisione, tutte le robe che ho detto fino adesso, non vi farà impressione il prezzo, perché capite, anche perché voi sapete quanto costano alcune aziende che vendono termografi per migliaia di euro, 3.000, 3.800 euro, 4.200. E quindi è chiaro che, come dire, il prezzo non sarà neanche lontanamente vicino a quelle cifre lì, perché sapete che io sono sempre stato contrario, però è un prezzo che deve essere adeguato alla qualità del prodotto, perché sennò vi avremmo dovuto dare qualcosa che non aveva la stessa qualità. Io ho lavorato molto da questo punto di vista perché volevo che fosse abbordabile per tutti. Vi faccio vedere che prezzo siamo riusciti a spuntare, ok? Vi faccio vedere, eh? Allora, lo scrivo e ve lo faccio vedere. Pronti? 3, 2, 1, eccolo qua. 749. È il prezzo che siamo riusciti a spuntare. Guardatemi un po' negli occhi. Guardatemi un po' negli occhi. Guardatemi un po' negli occhi. Vi ho preso in giro. Vi ho preso un po' in giro. Vi ho preso un po' in giro. Vi ho preso un po' in giro. No, qualcuno di voi ha un po' tremato, no? Ma in realtà non sarebbe un prezzo estremamente alto, eh? Non sarebbe un prezzo eccessivamente alto. Però vi ho preso un pochino in giro. Vedete che dite ottimo. Vedete che dite ottimo, ottimo, ottimo. Ma è logico, ovvio. No, vi dico il prezzo IVA compresa. Vi ho preso un po' in giro. Vi ho preso un po' in giro. Dai, ok. Allora, vi faccio vedere il prezzo. Allora, dai, facciamolo insieme. Dai, che ma quando qua? Ma secondo voi Stefano Strano non vi ha pensato? Non ci ha pensato a farvi contente? Via questo brutto 7. Via questo brutto 7. Via questo brutto 7. Facciamolo diventare un 6. Facciamolo diventare un 6. Ah, facciamolo diventare un 6. Non è meglio? Non è meglio se diventa un 6? Non è meglio? Ditemi un po' se è meglio. Ditemi un po' se è meglio. Ditemelo un po' se è meglio. Altro che 7, facciamo 6, eh? Non è meglio questo prezzo? Dai, voglio sapere. Lo sapete. Qualcuno se n'è accorto che scherzavo, eh? Qualcuno se n'è accorto che scherzavo. Ditemi un po', togliamo il 7 e mettiamo il 6. Non è meglio? Dai. Certo che è ancora meglio, qualcuno dice. Ma certo che è ancora meglio. Ora, insomma, ma mi sembrava, diceva, mi sembrava. Aspetta che faccio andare un attimo la musica, No, aspetta, questa non va. Dov'è? Io volevo la musica, no, poi ve la faccio vedere. Meglio, no? Mi dice che birichino mi state scrivendo. Ma ve l'ho detto che stasera sono in vena di scherzare. Allora. Mi dispiace. Mi dispiace, però vi devo dire che vi ho preso in giro di nuovo. 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 Allora, ok, vi ho preso in giro di nuovo. Adesso sto facendo andare le luci così. Ecco, sì, ok, benissimo. Ci siete.
Ecco, sì, sembra TikTok, lo so, vi ho preso in giro di nuovo, vi ho preso in giro di nuovo. Allora, adesso vi dico qual è il prezzo vero. Vi dico qual è il prezzo vero, mi sono divertito a scherzare un po' con voi, perché veramente io so che di fronte al prezzo vero, cioè, capirete un sacco di cose di che cos'è e di chi è Stefano Strano. Capirete molte cose in più, se qualcuno magari non mi conosceva ancora, di chi è e di che cos'è Stefano Strano. Il prezzo vero, adesso non scherzo più, lo dico veramente perché poi un bel gioco dura poco. Il prezzo vero della macchina che sono riuscito, siamo riusciti a spuntare è di IVA compresa 535 euro! Allora, 535 euro, 535 euro. Questo è il prezzo reale, 535 euro, isole comprese, no? certo che è ottimo, certo che è ottimo. 535 euro è veramente, veramente, è un prezzaccio, è un prezzaccio. Avrei potuto essere un po' più avido, no? Ma non lo sono, non lo sono mai. Non lo sono mai, non lo sono mai stato e non lo sarò mai, non fa parte della mia natura, non ce l'ho sotto pelle, non ce la posso fare. Questo è il prezzo migliore che siamo riusciti a tirare. Ma tirare, tirare proprio, eh? Quindi sono certo che vi... vedo che vi piace, ottimo, top! Ma certo, ma lo so, lo so, lo so, lo so. Vedo che vi piace, mi fa... Sì, oh, vedo che vi piace, vedo che vi piace, vedo che vi piace. E allora mettiamo un po' di musica? Sì, è incredibile. Comunque, è veramente un prezzaccio, veramente un prezzaccio per un oggetto di questo genere. Lasciatevelo dire, cioè, veramente un prezzaccio per un oggetto di questo genere. Quindi, bene, bene, allora. Dice, cosa succede oggi? Ero assente per qualche giorno e ti ritrovo impazzito. Ma non è che sono impazzito, è che... Sono felice, sono contento, sono contento, sono contento, non sto più nella pelle, sono felicissimo, sono felicissimo. Sono veramente felice. Allora, adesso vi spiego come fare ad andare a vedere dov'è la prima e come fare a fare il preordine dalle 10 di questa sera, quindi tra pochissimo, anzi forse dovrebbe già essere possibile farlo. Vediamo se è già possibile farlo. È possibile fare il preordine. Ora, aspettate un secondo, no, non è ancora possibile, ma lo sarà tra poco. Aspettate un secondo perché vi spiego una cosa prima di fare il preordine, Dice, conoscendo le caratteristiche che hai elencate, conoscendoti sarei stata contenta anche di pagarla al doppio. Grazie Vincenza, grazie, grazie, grazie per la fiducia, ma vedrete che vi troverete benissimo. Allora, fermi lì, perché adesso vi dico dove si può preordinare, ma prima di fare il preordine vi devo dire una cosa, che è veramente importante. E dopo che vi avrò detto questa cosa qui, se non mi volevate bene, me ne vorrete ancora di più. Allora, ho, come dire, pensato a un regalo per tutti, sia che acquistiate la prima, sia che non acquistiate la prima, un regalo per tutti. Perché? Perché io so, soprattutto per chi inizia, che c'è da comprare un certo tot di cose, oltre al dermografo. L'alimentatore, ma poi i guanti, le mascherine, gli aghi, tutte le misure di aghi, tutto il monouso, tutta una serie di cose che hanno un certo costo, ovviamente. E allora io che cosa ho pensato? Ho pensato di creare un accordo con questo sito che ora vi linko, dove trovate la prima, la trovate qui. In questo sito che ora vi metto il link, ma voi che cosa fate? Per il vostro primo acquisto, pensate un po' che cosa è riuscito a fare Stefano per voi. Per il vostro primo acquisto, e quindi io vi consiglio se dovete fare un po' di scorta di aghi, un po' di scorta di cose,
Avete? Dai, su, Stefano, qua ci racconti balle. No, non racconto balle, no, ve lo giuro, è veramente vero. Per il vostro primo acquisto, voi avete su questo sito, su tutto quello che acquistate, esclusi il dermografi ovviamente, perché il prezzo della prima e degli altri dermografi, quello non può essere modificato, esclusi i dermografi, su tutto quello che acquistate, quindi fatevi un po' di scorta, avete il 10% di sconto. Che vuol dire che se spendete 5-600 euro avete 50-60% di sconto. 50-60 euro di sconto. Che vuol dire che pigliate vostro figlio, andate a mangiarvi una pizza e sarà una bella cosa per tutti. Intanto quella è roba che dovete comprare, perché quando lavoriamo, gli aghi li dobbiamo comprare, i guanti li dobbiamo comprare, il monouso lo dobbiamo comprare, il cavetto di riserva lo dobbiamo comprare, l'alimentatore lo dovete comprare, tutto dovete comprare. Su tutto avete il 10% di sconto, indicando, quando è il momento del pagamento, un codice sconto. Voi mettete tutta la... Adesso vi faccio vedere, Mettete tutta la roba nel carrello del negozio online. Dopodiché, ecco, allora, ad esempio, no? Vedete qui? Vedi, aggiungi al carrello, ad esempio qui, aggiungi al carrello, no? Tu puoi prendere, ma c'è un sacco di roba, disinfezione, che ne so, io ne metto una a caso, c'è un sacco di roba. Voi vi fate, ecco, buste, rotoli, green soap, ad esempio il green soap è una cosa che vi serve, certamente, per lavorare. Scegliete quello che volete e lo mettete nel carrello e andate avanti così. Trucco permanente, c'è di tutto. Andiamo a vedere ad esempio gli alimentatori, dermografi, cartucce, alimentatori, vediamo dove sono gli alimentatori, c'è tutto. Vi fate un bel giro, ecco qua, su dermografi e cartucce c'è anche ovviamente... C'è anche ovviamente la prima, eccola qua, vedete? Dormouse prima by Stefano Strano, PMU, eccola qua, la vedete? Però ci sono anche gli alimentatori, ad esempio. Voi potete acquistare un alimentatore. L'alimentatore costano, gli alimentatori costano. Ci sono tutti quelli belli che vi piacciono? Ce ne sono diversi, ve li guardate. Come dire, ci sono quelli un po' più costosi, un po' più fighi, quelli un pochino meno costosi. Ecco, questi qui... Su tutto quello che acquistate, quindi vi ripeto, tranne il dermografo, quindi alimentatori, cavi, aghi, soprattutto aghi, fate scorte di aghi, avete il 10% di sconto. Come fare a ottenere il 10% di sconto? Intanto, questa roba qui vi piace? L'idea vi piace? Cioè, ma io credo di... infatti, ecco, grazie. Ok, bene, capito? Sì, ora poi una lista magari ve la posso dire. Ora vi metto il link del sito. Allora, Svetla mi dice, io ho già fatto ordini da loro, vale uguale. Purtroppo no, perché devi mettere il codice sconto che io vi do stasera. Questo codice sconto è valido da stasera. È valido da stasera, purtroppo per gli acquisti fatti ieri non è valido, perché ho voluto farvi un regalo. Ecco, il codice sconto, ora ve lo dico subito, eccolo qua. Il codice sconto, voi dovete fare così, comprate, cioè nel senso, mettete nel carrello tutta la vostra spesa, no? Tutta la vostra spesa, aghi, monouso, vedete, è un sito veramente completo dove c'è proprio di tutto, no? Voi mettete sulla, ecco ad esempio, banalmente questi, monouso per PMU, ci sono i nastri, la benda coesiva, voi andate da quella da 5 mm, mi raccomando, questa qui, quella da 5 mm più grossa. Ora, siccome questa intanto voi la usate, la userete sempre, ma non compratene uno, compratene 5, 10, perché avete il 10%, se ne comprate 10, uno è gratis. Cioè, capito? Intanto è roba che usate, gli aghi è roba che usate, cioè non è roba che voi la comprate e non vi serve. Capito cosa intendo dire? C'è un sacco di roba che voi la comprate e vi servirà 100%. Ora, sul primo acquisto, attenzione, non su tutti gli acquisti, sul primo acquisto avete il 10% di sconto. Quindi, un'ottima occasione per farsi un po' di scorta. Qual è il codice sconto? È semplicissimo. È ovviamente Stefano Strano. Voi cosa fate? Quando avete fatto il vostro carrello, dove avete messo tutta la vostra roba, ad esempio, acquistate la prima,
il dermografo prima. Su tutto il resto che acquistate avete il 10% di sconto, ad esempio. E quando è il momento di pagare, vi chiederà se avete un codice sconto. Voi dite sì, ho il codice sconto, inserite il codice sconto Stefano Strano, tutto attaccato, senza puntini, senza niente. Inserite questo codice sconto e automaticamente avrete il 10% di sconto sul totale da pagare. La merce poi arriva nel giro di, vedete, tra i 2 e i 5 giorni lavorativi. Poi qui c'è anche scritto chiaramente che la spedizione è gratuita per gli ordini sopra i 79 euro. E adesso ve ne dico un'altra, poi basta, perché veramente basta. Esatto, brava Alessia, proprio così. E su questo sito, che si chiama Makeup Supply, avete anche la possibilità di pagare a rate. Quindi, per chi non volesse pagare tutto in un'unica soluzione, si può pagare anche a rate. C'è questa possibilità di pagare anche a rate. Quindi, cioè, più di così, cioè, questo veramente l'ho fatto, l'abbiamo messo insieme, soprattutto per chi inizia. Perché così chi inizia non deve spendere un sacco di soldi, perché compra un dermografo che costa una cifra adeguata rispetto alla qualità, costa pochissimo, 535 euro. Comunque è una cifra che, come dire, spenderebbe comprando qualsiasi roba, ma non di uguale qualità. Può comprare tutto l'impianto iniziale, ecco, può comprare tutto l'impianto iniziale di monouso, di aghi, di cose, con il 10% di sconto, da subito. Quindi, insomma, un buon sistema per risparmiare il risparmiabile. È ovvio che comunque, Allora, Lella dice, fino a quando è valido lo sconto? Beh, ora, per un bel po', non ti preoccupare. Diciamo che non ti preoccupare, quando non sarà più valido ve lo dirò, ma state tranquilli che per qualche mese di sicuro vale, non vi preoccupate. È chiaro che, come dire, nel momento che magari uno acquista il dermografo, oppure l'ideale, secondo me, la logica sarà faccio un po' di scorta, anche io stesso lo farò. E l'unica cosa che non troverete su questo sito, lo dico perché non cercateli, perché lì non li troverete, sono i pigmenti Lux e i materiali Lux, griffati Lux. Può darsi che poi tra magari non molto riusciremo ad inserire anche questi, ma per il momento non ci sono. Quindi la mascherina Lux, la cappottina Lux, i pigmenti Lux, quelli per quelli dovete riferirvi sempre al nostro sito e direttamente a me, o insomma, diciamo, mandare un'email alla pagina Facebook, insomma, ai soliti modi, ecco, quindi sul sito. È l'unica cosa che non troverete, i pigmenti Lux non ci sono, per il resto c'è tutto, quindi fatevene una bella scorpacciata e sono sicuro che questa serata è stata utile, vi è piaciuta, perché, come dire, anche se non acquisterete il dermografo e vi perderete qualcosa, perché è un bel dermografo, obiettivamente è un oggetto che è un bel oggetto, ma anche se non acquisterete quell'oggetto, comunque potete utilizzarvi il codice sconto e andrete ad avere il vostro 10% di sconto. Quindi mi sembra che sia comunque un bel regalo per tutti. Insomma, dai, veramente... avete capito perché ero così contento, perché così euforico, che facevo la discoteca, capito? Perché, come dire, questo, per arrivare qui ci è voluto veramente un sacco di lavoro. Ma veramente un sacco di lavoro. Voi mi siete state vicine durante il lockdown, io ho cercato di fare per voi il meglio che ho potuto, siamo stati insieme, ci siamo raccontati cose, quando provavo i prototipi ve lo raccontavo, è stata una bella storia che abbiamo vissuto insieme e quindi capite che è bello. Adesso addirittura abbiamo il 10% di sconto, abbiamo un sacco di cose belle, quindi dai, veramente veramente contenti. Vedete che anche in questo caso, ci sta proprio dirlo che il segreto è che non ci sono segreti. È tutto pulito, è tutto chiaro, è tutto limpido, è tutto trasparente, non ci sono segreti. Un bel dermografo perché è fatto in un certo modo, perché è fatto da una persona che lavora. Cioè, non ci sono segreti. E comunque, ve lo dico a titolo di informazione, so che vi piacerà, sulla confezione della prima
diciamo, da un lato, c'è la mia dedica con scritto: il segreto è che non ci sono segreti, con la firma by Stefano Strano. In questo modo avrete sempre come dire, la nostra frase che ci accomuna, ce l'avrete sempre con voi. Quindi sul dermografo c'è la mia firma, ma sulla scatola c'è anche proprio la frase: il segreto è che non ci sono segreti. Ok? Bene, bene, direi che vi ho detto tutto. Farò poi alcuni video dimostrativi, ovviamente, della prima. Quindi vi spiegherò, come vi dicevo, i voltaggi corretti. Adesso vi metto già qua sotto il link per andare direttamente sulla prima. Anche perché, come dicevo, non ce ne sono molte al primo giro. Poi ne arriveranno altre, però al primo giro non ce ne sono molte. Ecco, è già possibile fare il preordine. In questo momento è possibile fare il preordine. Ora vi lo metto qua nei commenti il link, perché vedo che è già possibile fare il preordine. Ok. Sì, dicevo, al primo giro la quantità non è estrema, non è eccessivamente alta, perché, come dire, abbiamo detto: vediamo se piace questa prima, vediamo se piace. Io purtroppo, come dire, ho detto: no, aspetta un attimo, il preordine fammelo partire alle 10, perché quando faccio il video sono certo che qualcuno lo vorrà preordinare, perché se comincerà a essere online, poi non ne rimangono più, perché il primo giro finirà velocemente, lo so già. Comunque, va bene così, dai. Vedo che siete contente, dai vostri commenti vedo che siete contente, io sono contento anche. E quindi molto bene, molto bene. Piace, piace, dice sì, anche a me. Ilenia dice: è stato molto bello condividere con te tutto il gruppo questo lungo tempo. Sì, certo, anche per me è stato bello, è stato un modo per stare, non stare soli. E però, come vedete, siamo stati operosi e abbiamo ottenuto un sacco di bei risultati. E anche se riniziare è stato difficile, in realtà stiamo lavorando. Mi arrivano molti lavori vostri, molte persone che mi chiedono consigli, perché io intanto vi faccio girare questo. Molte persone che mi chiedono consigli, vuol dire che state lavorando, il che va molto molto bene. Molto molto bene, e quindi fantastico, tutto bellissimo. No, sto leggendo i vostri messaggi. Uberta, lo sai che verrò a Roma, dobbiamo vederci per prendere un aperitivo tutti insieme, a luglio, quando vengo a Roma, facciamo un bel revival. Lo mettiamo poi sul nostro gruppo privato, perché vabbè, tutti ormai sanno che noi che abbiamo fatto, cioè chi ha fatto il corso fa parte del gruppo privato anche. Nel gruppo privato poi ci diciamo le cose. Comunque ci prendiamo un bel aperitivo, ma magari lo diciamo anche agli altri, dai, anche sul Trucco Permanente Forum lo diciamo, eh. Ecco, Celeste, cortesemente il link che ho messo qua, se lo puoi mettere sul gruppo Trucco Permanente Forum, così almeno chi è. Però ecco, sbrigatevi prima che finiscano, perché io so quante ce ne sono in vendita. Non ve lo dico, però fidatevi che non sono molte, non sono molte. Abbiamo fatto il possibile. Per l'impossibile faremo al prossimo giro. Ok, va bene? Dice: "E a Milano niente aperitivo?" E a Milano niente aperitivo. Potremmo pensare di fare anche un aperitivo a Milano, bisogna vedere se ci riusciamo, perché è veramente stretta la questione. Vediamo se ci riusciamo anche a Milano, sì, volentieri, molto volentieri. Ma a luglio a Roma quando? Allora, Fabia, a Roma a luglio ci sarà il corso, a luglio ci sarà il corso avanzato a Roma, mentre a Roma faremo il corso iniziale a settembre. Ora sì, adesso gira qua a settembre. A Roma faremo una serata al limite, dove ci pigliamo una serata tra di noi per vederci e per farci un aperitivo. Valeria, sì, volentieri, volentieri, volentieri. Siamo riusciti adesso ad inserire una data per Palermo.
Via, ecco, Alessia, certo. Certo, Ramona, ci mancherebbe, eh. Allora, Isabel, lo farò anche a Genova, certo, Genova è la mia città, figurati, 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 eh. Figurati se non lo faremo. Certo, voi restate, come dire, in attesa, nel senso che seguite i video, io vi aggiorno sempre. Su Genova ovviamente farò una data, però molto probabilmente sarà dopo agosto, magari a settembre o ottobre. Fra settembre e ottobre a Genova di sicuro ci sarà una data. Ci saranno le date anche dei piccoli tatuaggi, perché c'è stata molta richiesta su Roma, molta richiesta su Milano, quindi faremo anche quella. Faremo molte cose. Perché fortunatamente vedo che lavorate e allora faremo molte cose. Io sono qui sempre a vostra disposizione e questa sera sono contento di avervi dato tante belle notizie, di aver condiviso con voi questo bel momento e non vedo l'ora di vedere le vostre sopracciglia fatte con la prima. Vi auguro davvero buona serata. Grazie di tutto per essere sempre così carine e gentili. Un abbraccio dal vostro Stefano Strano. E ricordatevi, il segreto è che non ci sono segreti. Io vi dico tutto e faccio di tutto per voi. Gratis!